un po' del mondo del lavoro in quegli anni? Domanda difficile. No, avete già sentito da Roberta qual era la situazione. C'era un'economia di guerra. Le imprese che funzionavano, le imprese prioritarie, erano quelle che lavoravano per la guerra e per i tedeschi. Le altre imprese erano secondarie. Cioè, il produrre per la gente era una cosa secondaria. La cosa importante era produrre materiale bellico. E quindi, quando ci furono gli scioperi, tenete conto che, adesso lo dico un po' così, state attenti, gli operai per certi aspetti erano anche dei privilegiati, perché in quel periodo lì gli altri uomini erano in guerra, c'erano 3 milioni di soldati italiani in giro per l'Europa, e non solo in Italia, in Africa, in Jugoslavia, in Grecia. 90.000 che non sono ritornati dalla Russia, di quelli che erano andati lì, 90.000 che sono rimasti. Quindi chi riusciva a lavorare in fabbrica era in una situazione per certi aspetti di privilegio, perché viveva con difficoltà. Poi l'ha già detto Roberta, molto spesso mancava il carbone, mancava l'elettricità, le aziende chiudevano. Si lavorava part time, lo stipendio era part time e quindi non c'era niente. Lavoravano un po' di più anche le donne, perché durante la guerra succede anche questo, che gli uomini sono in guerra e in fabbrica vanno un po' di più anche le donne. Quindi era una situazione difficile. Scioperi però ci furono, oltre a quello del 44, ce ne furono anche prima, nel marzo del 43, nel dicembre del 43, ma c'è una distinzione che va fatta, c'è un prima e un dopo, c'è un periodo in cui l'Italia era aggressore, era in guerra come aggressore, ok? Cioè dal 40 al 43 l'Italia era complice dei nazisti, ok? Dopo con l'8 settembre, dopo è cambiato, dopo c'è stato qualcosa di diverso, quindi gli scioperi del 43 furono scioperi contro, per vivere e per la fame, per avere da mangiare, per avere il pane. Gli scioperi del 44 furono una cosa diversa invece, l'ha già detto Roberta. Perché il fascismo era ormai in disfacimento, la guerra era stata già persa, si era persa nel Nord Africa, si era perso in Russia, i tedeschi avevano perso a Stalingrado, gli alleati stavano arrivando, erano già arrivati in Italia, erano già sbarcati in Sicilia. C'era anche la convinzione che gli alleati in fretta avrebbero liberato l'Italia, cosa che invece non capitò. E quando ci furono gli scioperi del 44, una delle motivazioni fu quella del lottare contro i nazisti, il fascismo, e per la pace, per la fine della guerra, perché si aspettava di finire questa guerra. E la cosa che riuscì, ci sono i bollettini della Guardia Nazionale Fascista Repubblicana del Nord, che dicono che furono più di 200.000 gli scioperanti nel 1944. Parlano di tre fabbriche comasche: la Burgo, con 200 operai che scese in sciopero, la Salmo Irai di Cantù, con 700 operai che scesero in sciopero, una Serica di Mariano, con 700 donne che scesero in sciopero per testimoniare, per stare accanto ai scioperanti principali, che erano quelli di Milano che lavoravano nelle fabbriche per la guerra. Beh, fu un'occasione, questa invece importante, per costruire, ricostruire, ricominciare a ricostruire il paese, perché si riformarono le strutture di partecipazione, di sindacato in fabbrica. Ci si cominciò prima. Non c'è, lo sciopero è proibito durante il fascismo,
l'organizzazione sindacale era quella del fascismo. Con lo sciopero del 44 si misero le basi per costruire il sindacato in Italia, anche in Italia, e furono anche l'occasione per un rafforzamento della presenza dei partiti antifascisti all'interno dei cittadini. Quindi gli scioperi del 44 non ottennero risultati economici, furono delusi anche dagli americani che non arrivarono subito, però da lì si cominciò la ricostruzione del nostro paese, e questo è, diciamo, il risultato principale di quell'esperienza.